Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Io vorrei tornare ancora su questo uso dei materiali che mi interessa moltissimo. Tu dicevi che in fondo a te interessa utilizzare questi strumenti, questi materiali tipicamente femminili. Tipicamente vuol dire tradizionalmente, vuol dire storicamente, vuol dire imposti dall'uomo, tutto quanto. Per dare nuovi valori. Ora, questi nuovi valori evidentemente vengono fuori dal modo di usare questi materiali. Ecco, puoi indicarmi un modo diverso che non sia maschile, ma mi sembra difficile parlare di sesso, visto che in fondo tu avrai visto chissà quanti chilometri quadrati di materia dipinta da uomini, voglio dire, no? Ecco, quali sono i valori che escano dal sesso, che dal nostro atteggiamento, dal nostro essere uomini o donne, insomma, no? Ecco, puoi indicarli in questa mostra? Cioè, ti sembra di aver trattato diversamente da come avrei potuto fare io, uomo, questi materiali? Se parliamo per esempio delle stoffe, penso sì, un uomo avrebbe visto delle superfici, non queste stoffe che sono tutte piegate, strappate, cucite male, in modo da creare quasi dei disordini. Un uomo cerca di mettere ordine, mi pare. Quindi probabilmente avrebbe usato prima di tutto il ferro da stiro, mettiamo. Sì. Ecco. Quindi c'è questo tipo di razionalità che l'uomo avrebbe utilizzato in maniera, diciamo, banale. L'uomo vede le pezze, insomma, messe in ordine. Una donna è più abituata a vedere le pezze per terra, cucite male, tutti i campioni strappati, cuciti male. E poi tutti i campioni di cuciture, la macchina da cucire, quella macchina da cucire è difficile che sia lo strumento di un uomo, per me è importantissima. Non tanto quando faccio i punti, ma quando metto insieme stoffe diverse e creo queste contraddizioni tra una stoffa e l'altra, perché un sarto non penserebbe mai di cucire insieme un assetto e un velluto pesante, perché la considera una contraddizione, si strappano. Ah, ecco. Le stoffe vanno messe insieme della stessa durezza, altrimenti si strappano. Ho capito, ma comunque quando voi fate vestiti non è che facciate così, mettete assieme due stoffe che si strappino. No, infatti io non faccio vestiti. No, dico le donne. Sì. Cioè, mi sembra più giusto che un uomo che non conosce queste cose commetta questi errori tecnici, diciamo. Anche se poi si tratta di un quadro che non va vestito. No, io invece li commetto per creare questa contraddizione. Poi i tagli sempre in diagonale, come strappati, come casuali. Cioè, questo comporta proprio una conoscenza specifica del materiale? Penso di sì, perlomeno io con la macchina da cucire gioco da quando ero bambina, quindi credo di conoscerla bene. E allora ho questa disinvoltura. Ecco, un discorso analogo si può fare, per esempio, con l'uso della pasta, voglio dire, le cose che hai fatto ti derivano dall'essere scultrice oppure donna che ha tagliato tante cocois, cose così? Ma prima di tutto dall'essere scultrice, perché poi c'è un episodio che anzi si lega a questo discorso. Io sono stata allieva di Arturo Martini, che insegnava a modellare la creta col vuoto dentro, che lui faceva le grandi terrecote, che non svuotava come facevano gli altri scultori, ma le modellava direttamente con la creta, cioè mettendo le mani dentro la scultura e facendola muovere in fuori. E lui ci diceva sempre: dovete fare come se fosse il pane che lievita, dovete farlo gonfiare da dentro. Ho capito, molto bello. E io, facendo i pani e vedendoli gonfiare al forno, ho sempre rivisto questo senso di vita che nasce nel forno. E che cercava di realizzare Arturo Martini con la creta. Quindi senz'altro il pane mi ha suggerito una vitalità maggiore nella scultura, ma al punto di partenza della scultura. Io ho riconosciuto nel pane un materiale che mi rispondeva, nient'altro. Sì, non per il fatto che sei donna, suppongo che il pane non abbia fatto tanto. Comunque Arturo Martini si limitò a fare le sculture di creta e io arrivai al pane, forse perché sono donna. Ecco, vediamo, forse insisto troppo, ma vediamo adesso l'uso invece dei materiali non femminili. Sì. Queste cose che luccicano non sono
sono apparentemente femminili, nel senso che luccicano come i fiocchi, per esempio, no? Come gli involucri del panettone. Ma sono i materiali suggeriti dalle caramelle, suggeriti dai bambini. I giochi dei bambini che devono scintillare, che devono brillare, le girandole, certi aspetti così del Luna Park, delle maschere, del carnevale. Senti, poi, a proposito dei bambini, tu mi dicevi prima che quell'opera laggiù, con le foglioline, eccetera, ti è stata suggerita dai bambini. Ecco, vediamo un po' che rapporti hai con i bambini, che in un primo tempo, appena nascono, consideri mostriciattoli e poi però dici di amare. Ecco, tu come insegnante, che tipo di rapporti stabilisci con loro? Tanto per stare sempre nella linea del femminismo, eccetera, sei materna, per esempio, ti dà fastidio esserla, com'è che li aiuti a crescere? Qual è il tuo atteggiamento di insegnante, diciamo? Ma io credo, ho sempre cercato di metterli a loro agio perché lavorassero spontanei. E poi tutto ciò che nasceva dalle loro mani diventava un messaggio per me. E io ho appreso molto dai bambini. Se io ancora disegno qualche cosa, per esempio un'aiola, mi viene di farla senza prospettiva, come la fanno loro, che la trovo molto più poetica. E qui le aiole dei bambini in questa mostra sono diventate gli uteri festosi. E poi certi tutte quelle foglie che ho messo intorno ricordano un po' i ricami delle donne, no? Senti, poi i bambini ti amano? Questo non lo so, penso di sì, non lo so. So che con me stanno bene. Ecco, non sei l'insegnante arcigna che dice, no, disegna? No, assolutamente. Nelle mie classi deve sempre venire qualche bidello a chiedere se c'è l'insegnante, che saltano pure sui banchi. No. Io non sento il loro chiasso, è come se non ci fosse. Senti, mi dicevi che molti genitori non sono contenti di questo tuo modo di fare l'insegnante, come mai? Loro dicono che io devo insegnare delle cose serie. La mia preside, che mi vuol bene ma non mi sa giudicare, dice: ma l'arte con la maiuscola quando la facciamo? Ecco, quale sarebbe l'arte con la maiuscola? Sarebbe sì, le copie dal vero, oppure dice: perché non parlare di Raffaello e Michelangelo, anziché di questi moderni che non si capisce niente. Nella scuola tutto il mondo è paese. Insomma, io insegno in una scuola di Roma, ma è come se insegnassi in una scuola del paese più solitario di un'isola, ecco, perché da questo punto di vista sono veramente piena provincia. Ecco, però hai la fortuna di poterli portare nei musei, per esempio. Sì, io ho la fortuna, i miei ragazzi sono fortunati perché a Roma nei musei ho portato di mano, e le mie lezioni sono quasi sempre in musei. Ecco, com'è che si comportano di fronte all'arte con la maiuscola? Di fronte all'arte con la maiuscola si comportano benissimo, perché io li ho abituati a cercare significati, ma non stanno a chiedermi cosa rappresenta, ecco, questo sanno che è una domanda proibita. Ecco, interrompiamo un attimo per rispondere al telefono. No, abbiamo staccato, basta. Senti, ti chiedevo come si comportano. Sì, come si comportano davanti a Raffaello. Sì, io gli ho insegnato loro che davanti a Raffaello devono cercare tutte le combinazioni dei cerchi, dei punti che si incontrano in cerchio, no? E che guardare Raffaello è come guardare un sasso che si butta in un'acqua e forma cerchi, tanti cerchi. E allora si divertono, se li indicano tutti questi cerchi. Magari con una indicazione di questo tipo la tua preside comincia a dichiarare di non capire neppure Raffaello, o no? Devo dire che la mia preside è una persona estremamente buona e affettuosa, per cui mi accetta come sono solo per il fatto che i bambini sono felici. Ah, quindi è materna anche lei? Sì. E i tuoi colleghi come che ti considerano invece? Pomata. questa è una connotazione anche facile. Anche loro mi vogliono bene. Va bene, torniamo ancora a questa mostra. Abbiamo ancora circa un quarto d'ora. Sì. Possiamo discutere ancora a lungo. Domande forse idiote, ma comunque te le faccio lo stesso. Sì. Ecco, com'è che ti è venuta in mente di chiudere
questi fettini, alcuni almeno, sì, dentro queste specie di nicchie, sembrano un po' sarcofagi, o sì, no? Sì, sì. È utero e sarcofago insieme. I primi pani che feci qua, la prima mostra a Imola, furono presentati su un tavolo nero e questi pani risaltavano bianchi, tutti come offerti, veramente come cibo. E fu abbastanza scioccante, però era sempre un pane, aveva più significati, custodito, raccolto. Cioè, io volevo dare il senso del bambino che è preso, non buttato. Cioè, buttati su un tavolo erano veramente l'aborto e basta. Mm-hmm. Erano morti. E c'era questa duplice componente, sì, questo duplice, sì, modo di lettura. Sì, erano delle cose che erano state buttate, quindi rifiutate, messi lì tutti assieme. Va bene, diventavano un discorso ecologico, perché io li avevo messi insieme a colombi, serpenti, però sembravano oggetti rifiutati. E allora questo è stato un modo di accoglierli in queste cassette che suggeriscono la bara, ma suggeriscono anche l'utero. Infatti io alcune le ho riempite di rosso, dare questo senso di vita. Ecco, questa concezione della vita, che è molto legata alla morte, che è un po' pagana, ma anche molto religiosa, se vogliamo, ti viene dal tuo essere sarda, in qualche modo questo problema, tu lo senti o no? Io non credo che sia solo la Sardegna a sentire questo, credo che tutto il mondo sappia che la vita è precarietà, insomma le cose più vive sono le cose più in pericolo. Ti spaventa la morte? Non molto. La considero un'avventura. Una zona di passaggio. Certo, mi fa paura come mi farebbe paura un parto. Può essere molto doloroso. Bene, forse, non so, ecco, vediamo un po' quest'altra invece, questa immagine di questo bambino. Di Seveso. Ecco, questa incorniciatura di pane che gli hai dato, che significa? Sì, questo bambino che è preso dalla fotografia di un giornale, dalla prima pagina di un rotocalco che tanti hanno visto e buttato via. Io ho sentito il bisogno di abbracciarlo in qualche modo e di proporlo come un fatto sacro. La cornice di pane è un abbraccio affettuoso. Sì, molto bello questo. Va bene, mi pare che a questo punto possiamo, a meno che non abbia altre cose che io non mi sono ricordato di chiederti. Ma no, io personalmente non ho niente. Posso chiedere una cosa, sì, ancora? Sì, sì, certo. Che non c'entra più niente con quello di prima. Volevo chiedere a Maria Lai se, cioè, il discorso sulla Sardegna è stato fatto molto marginalmente qui, adesso, poco fa. Ecco, in che modo si pone lei così nei confronti di questa sua cultura sarda, se c'è un rifiuto, se c'è una ricerca diversa, se si sente sempre sarda benché viva altrove, e che cosa pensa del sardismo, di queste ideologie che ci sono qui? Così. La Sardegna è la mia radice, la parte più importante di me. Non potrei rifiutarla anche volendo. I miei rapporti con la Sardegna sono sempre dei rapporti vitali. È una radice da cui continuamente prendo nutrimento. Anche se poi ho bisogno di respirare altrove. Ecco, ma ti sembra, forse ti si chiedeva questo, ti sembra di poterla connotare diversamente, in maniera diversa da come potrebbe essere connotata, mettiamo, in Andalusia o... Certo, sì, sì. Non solo, ma la cosa sorprendente è che ogni volta che torno in Sardegna, e ci vengo abbastanza spesso, la trovo cambiata, la trovo che si muove, che cresce. E questo ti dispiace? Non è... No. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Ecco, forse la tua domanda non è stata registrata. Ha chiesto se il fatto che cambi è un dispiace oppure no. Tu dici di no. No, non mi dispiace, perché l'importante è muoversi,
anche sbagliando. Certo, ci sono molte cose che fanno paura in questi cambiamenti, ma così considero la Sardegna anch'essa in pericolo, è piena di problemi nuovi, ma insomma non è più una Sardegna stereotipata come ce la descrivevano, come tutti si aspettano di trovare. Insomma, io più passa il tempo e più non trovo differenze tra la Sardegna e il continente. E pensi che questo sia un fatto positivo? Penso di sì, che sia un fatto positivo. Naturalmente mi auguro che rimangano le radici sempre. Qui c'è una cultura diversa che non può che dare risultati diversi. Io quando dico assomiglia al continente, dico assomiglia a certe parti, a certi aspetti positivi del continente, perché poi ho anche detto prima che nel continente trovo tanta provincia, come uno dei più sperduti paesi della Sardegna, quindi un po' finisco per amalgamare. Cioè, io devo dire questo, che la Sardegna io l'avevo rifiutata, così era stato un rifiuto amore-odio. Nella Sardegna identificavo tutto ciò che era vecchio, tutto ciò che mi bloccava, che mi tarpava le ali. Ecco, questo non è più. La Sardegna non mi tarpa più le ali. Io vengo qui con amore, ma anche con speranza. Non mi sento più, mi sento sempre libera. Mentre prima mi sentivo sotto una cappa di piombo. Beh, non so se tutti quelli che ci ascoltano siano d'accordo su questo. Molti si sentono ancora tarpati, credo. Sì. Non so se derivi dal fatto... Credo che tanti si sentano tarpati anche fuori. È il mondo che ci tarpa, è tutto, tutta l'organizzazione. Viviamo una vita terrificante, dovunque, non solo in Sardegna. Cioè, te sembra oggi di poter dire che sentirsi chiusi in Sardegna in qualche modo sia un alibi? No, è sentirsi chiusi nel mondo. Tutto il mondo si sente chiuso. E questo credo di poterlo condividere. Va bene, a questo punto credo che si possa proprio finire. Ti ringrazio per la collaborazione, spero che la tua mostra abbia un grande successo. Abbiamo dimenticato di dire dove è, all'Arte Duchamp. Saluto tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato e di nuovo ringrazio te e anche Anna Maria Gianen che è intervenuta. Arrivederci. Abbiamo trasmesso... Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.